Nelle ultime settimane c'è stato un rafforzamento dei controlli nelle stazioni ferroviarie in tutta Italia. Ce ne parla Piero Vitiello in diretta dalla stazione centrale di Napoli. Sì, buon pomeriggio dalla stazione centrale di Napoli. È partita a metà gennaio l'iniziativa del Ministero dell'Interno dedicata alla sicurezza nelle stazioni. Ieri il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo un incontro in prefettura a Milano con il Ministro Piantedosi, ha snocciolato i primi numeri. Circa 40.000 controlli effettuati nelle principali città metropolitane, Napoli, Roma e Milano, nel primo mese di attività, con 115 stranieri irregolari espulsi. Per quanto riguarda lo specifico invece della realtà napoletana, oltre 12.000 controlli, 133 denunce e 12 arresti. La presenza a tappeto di uomini e donne delle forze dell'ordine, ha detto Giorgia Meloni, ha dato ottimi risultati. È un modo concreto di tornare a far vivere un luogo centrale come le stazioni. Non sono iniziative isolate, ha specificato la Premier. I controlli continueranno con frequenza quotidiana anche nei prossimi giorni. Controlli che coinvolgeranno non più soltanto le stazioni centrali, ma anche le altre ritenute più a rischio in altre zone della città. Noi abbiamo sentito anche il parere di alcuni cittadini sullo stato di sicurezza che si respira qui alla stazione. Li ascoltiamo, poi la linea torna allo studio. Esternamente siamo sempre là, però internamente rispetto agli anni passati si può stare. C'è un degrado pazzesco, iniziando dalle persone che dormono fuori, una cosa spaventosa. Beh, sicuramente una donna la sera da sola potrebbe aver paura in qualsiasi stazione, quindi secondo me si sta bene. Forze dell'ordine e diciamo si sente abbastanza la tranquillità. Sì, certo che mi sento sicura, sì. Anzi, mi sento a casa.